buon caffè, tanto per iniziare. Buongiorno, buongiorno dal vostro homeless. Domani fa freschino, ma mi piace stare in maglietta a maniche corte, vedete? La mia fine, eh? Allora ragazzi, che cosa manca per entrare in struttura? Manca una firma. Abbiamo portato i documenti all'assistente sociale e abbiamo fatto una relazione, gliel'abbiamo mandata via email, una relazione che dava incipit delle motivazioni per cui io ero, diciamo, pronto per entrare in una struttura. E manca una firma, manca che l'assistente sociale spedisca i fogli al comune e il comune chiami me, e, diciamo, il responsabile della struttura per far mettere una firma in modo che poi io vada ad abitarci. Questa struttura è aperta dalle 5 del pomeriggio fino alle 2 del pomeriggio del giorno dopo. Ci sarà da passare 3 ore fuori, vi spiego un pochino come funziona. La domenica sono 4 ore, ovvero è aperta dalle 6 del pomeriggio alle 2 del pomeriggio del lunedì. La mattina questa struttura fa anche da centro diurno, vuol dire che le persone che vivono in strada, che non vivono in strutture, possono andare a prendere il caffè, la pasta, poi c'è il panino per il pranzo, poi c'è degli avanzi, diciamo, degli avanzi però al chiuso, non sono avanzi, non si cucina là, per cucinare c'è solo il microonde. Sono degli avanzi, a presente il mangiare che portano i poveri, quelli chiusi. Ecco, sono degli avanzi di chi non ha mangiato il giorno prima, uno se vuole può mangiare anche quelli, insomma da mangiare c'è là. Questo è come funziona la struttura. La struttura io spero di andarci da una parte perché sono sempre stanco, la vita in strada mi stanca, sono sempre alla stazione, intanto prendo un goccio di caffè. Spero di andarci per certi aspetti e insomma manca poco. Teoricamente dovrei entrare a maggio, la firma dovrei farla io credo, se non questa settimana che viene, quella di poi, e poi dovrei entrare in strada. Il contratto dicono che è di un anno, quindi sono fortunato per certi aspetti. Sicuramente mi cambierà la vita la struttura, potrò disegnare, potrò fare video in una certa maniera, potrò essere più usato, perché a dormire per strada io non ce la faccio più, sono proprio pezzi, sono purtroppo è così, non recupero le energie, anche se non faccio niente tutto il giorno non recupero le energie. Invece penso che a dormire su un buon lettone, quelli caldi e comodi, anche se non si va in estate, faccia molto bene. Niente, continuerò a fare video, vedrò di fare video in una certa maniera e vi terrò informati. Ero stato anche contattato da una parte, da una televisione, che voleva fare un servizio su di me, però penso che abbiano visto gli ultimi video, non li hanno motivati, gli ultimi video che ho fatto non sono stati motivabili. Comunque niente, manca poco, dovrebbe mancare poco ragazzi, io spero di resistere. Ora voi vi direte se ho voglia di entrare nella struttura. Certamente ho voglia di un letto, di un sacro letto, ormai è diventato sacro per me un letto. E voglio entrarci, voglio vedere come funziona, e voglio vedere se, perché nella struttura ci sono gente che ha dei problemi,
di alcolismo, di droghe leggere ovviamente, non ci sono tossici dipendenti. E però vedremo un attimino come funziona la struttura, se sarò capace di tenermela stretta, ecco, io spero di sì, da una parte, però non lo so, la strada è la strada, la strada è la strada e non lo so. Voglio tornare a leggere, sto tornando a leggere, sto tornando a scrivere qualcosa. E questo è quanto, dai, chiudiamo qua il video. Insomma, manca poco, teoricamente a maggio dovrei entrare, mi dissero a maggio, massimo giugno, ma se firmo questa settimana a maggio, e spero di firmare questa settimana che viene, se siamo a domenica, insomma ci sono 5 giorni, da lunedì al venerdì devo mettere la firma, però non dipende da me, dipende dall'assistente sociale, capito? Non dipende da me. Insomma, vedremo un attimino quello che c'è da fare. Io, come vi ho detto, spero di rimanerci, ma c'è sempre una puntina di me che vuole stare in strada. Non voglio essere dedito all'alcol, quindi taglio subito chi pensava che fossi dedito all'alcol. Non sono dedito all'alcol, sono dedito al caffè. E voglio smettere anche questo, quello del dedicarmi al caffè, perché mi rende forse nervoso e chi lo sa. Va bene, dai, chiudiamo qui questo video, spero vi sia piaciuto. E se è la prima volta che mi guardate, seguite le avventure di Homeless, una persona che vive in strada da 14 anni, perché il 30 maggio festeggerei 14 anni, quindi si può dire 14 anni che vivo in strada. E niente, stamattina me ne andrò in biblioteca, spero, a fare qualcosina. A leggere un po', a disegnare un po'. E questo è quanto, azionate la campanellina se volete vedere, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina se volete avere la notifica di ogni video e non dimenticatevi, come io non mi dimentico di voi, stiamo tutti uniti, anche se per strada ci sono io, stiamo tutti uniti. E via alla grande, la chat sta andando alla grande come sempre, piena libertà, maschere che cadono, si vedono le persone vere nella mia chat e ne sono fiero e orgoglioso che nella mia chat si vedono le persone vere, non ci sono maschere che vengono tese, quindi non è male. Va bene, buona giornata a tutti ragazzi, seguitemi sempre, ricordatevi il canale di Facebook, ricordatevi che io scrivo un post, ho scritto un post ultimamente, il mio testamento, e ho un blog che è vitascintillante.blogspot.com, che la mia vita è scintillante come i capelli che non ho, come la testa calva, e va bene così, dai, buona giornata a tutti carissimi. Buona giornata a tutti voi, buona giornata a tutti quelli che pensano che ce la posso fare, ma anche a quelli che pensano che forse non potrei farcela. Domani mi sono svegliato con il sorriso, me lo voglio tenere stretto. Buona giornata, guaglio!